cordiale saluto a tutti gli amici del mondo Wisp, puntata numero 30 di ottantesimo minuto stagione 2014-2015, episodio 112 complessivo in quasi 3 anni di storia di questo programma. Partiamo con la lettura dei risultati del massimo campionato della Wisp Lega Calcio di Serie A, 28esima giornata. Questi punteggi: Nocciano Amatori Ripetetina 1-1, Villa del Fuoco Wonder Procutus 5-3, 0 Stile Dolphins 3-2, la zona Amatori Foro 1-2, Ecogas Pescara United quelli della notte 1-1, Pescara Smile Andrea Fortunato 6-0, River United Sporting Pescara 2-3, Pretaro City Qualpi Soccer 0-3. Questa è la classifica, 2 giornate dal termine del campionato provinciale. Pescara Smile al comando a quota 67, quelli della notte 62, Sporting Pescara 61, Ecogas Pescara United 58, Qualpi Soccer 57, Amatori Ripetetina 51, 0 Stile 47, Villa del Fuoco 43, Amatori Foro 36, Vecchia Guardia Nocciano 32, Pretaro City 29, Andrea Fortunato 27, la zona 26, River United 23, Dolphins 9, chiude la Wonder Procutus a quota 2 punti. In settimana c'è stata la partita tra Pescara Smile e Andrea Fortunato, punteggio finale 6-0, ma c'è stato un nobile gesto da parte della formazione allenata da Martorella e presieduta dal patron Gianluca Fusco. Andiamo ad ascoltare le parole della presidentessa dell'Andrea Fortunato, Clara Brunozzi, che ringrazia pubblicamente il Pescara Smile. Clara Brunozzi, presidentessa dell'Andrea Fortunato, questa settimana sportivamente parlando il campo non vi ha certo premiato, c'è stato un 6-0 contro la capolista Pescara Smile che sta comunque vincendo questo campionato provinciale, però in campo c'è stata una cosa che chiaramente va segnalata, perché queste sono le cose che ci piacciono del mondo amatoriale, il bello dello sport, il rispetto all'interno del campo e fuori. C'è stato appunto il ventennale purtroppo della scomparsa di Andrea Fortunato, persona, giocatore che ha militato con il Genoa e con la Juventus, che è il nome della vostra squadra. Loro hanno avuto la sensibilità e il rispetto di onorarvi con una targa ricordo proprio per questo ventennale. Sono cose che chiaramente lasciano il segno. Sì, sono cose che fanno molto più piacere di una vittoria sul campo, sinceramente parlando, perché non tutti quanti nel corso degli anni hanno forse sapevano insomma di Andrea Fortunato chi fosse e cosa soprattutto gli fosse successo. Quindi quando qualcuno sottolinea la cosa, per me che purtroppo sono coinvolta personalmente, mi fa davvero piacere. Quindi 3-0, 6-0, 10-0 è stata comunque una vittoria nella parte umana che è fondamentale, fermo restando poi la bravura della squadra del Pescara Smile che lo dice sul campo. Infatti Maurizio Campanelli, che è ormai dirigente e giocatore dell'Andrea Fortunato, mi ha contattato proprio in settimana per manifestarmi appunto questo gran bel gesto operato dal Pescara Smile, e soprattutto teneva a indicare forti in campo ma soprattutto forti fuori, quindi soprattutto nel mondo dovrebbe essere così in qualunque ambiente, a maggior ragione in un ambiente amatoriale come il nostro. Sì, dovrebbe, sì, queste sono piccole cose che fanno grande poi questo ambiente, anche perché noi a differenza dei grandi campionati eccetera abbiamo molte volte sia per discutere che per farsi, forse certe volte troppe per discutere e pochi per farsi complimenti o riconoscimenti d'altro genere, però avendo la possibilità di vivere questo campionato diciamo anche a livello umano, oltre che visto che non è che si vince nulla o quando si vince abbiamo particolari riconoscimenti economici, bisogna dare veramente importanza a questi gesti che rendono bello la Wisp, il calcio e tutto il mondo dello sport. 28esima giornata anche nella Serie B, 2 giornate al termine del campionato della fase regolare. Questi punteggi: Prosacco Pescara Colli 0-0, Atletico Villanova Red Devils 1-5, Lancillotto Ortona City 2-1, Real Teate Pescara Sud 0-3, Adriatica Chiola 0-0,
Crolla Angelini di Montenegro 1-2, Pinna, Pentagono Pescara, la sorpresa di giornata 2-1 della compagine Vestina, lo Spartak a Valanga 4-0 sul Piccianello Calcio. Questa è la classifica a 160 minuti dal termine del campionato. Pescara Sud primo a quota 57, Red Devils 56, Pentagono Pescara e Prosacco 52, Real Teate e Lancillotto 49, Adriatica 46, Ortona City 44, Pescara Colli 43, Atletico Villanova 34, Montenegro 33, Pinna 29, Spartak 23, Chiola 20, Crolla Angelini 14. Chiude il Piccianello Calcio a quota 10 punti. Un servizio, lo 0-0 tra Prosacco e Pescara Colli, a seguire le ultime dai campi per corredare la giornata numero 28 della Serie B. Pareggio privo di emozioni, quello andato in scena al De Cecco di Città Sant'Angelo, con la Prosacco ormai incapace di vincere, che non approfitta dell'organico rimaneggiato del Pescara Colli, rimediando un misero, quanto mai inutile, 0-0. Gara dai ritmi estremamente bassi, con i padroni di casa che provano ad imporsi ma palesano una serenità offensiva disarmante, e biancoverdi che si rintanano nella propria metà campo, sfruttando le sporadiche accelerazioni di Morelli. Cerceo spinge lungo la corsia di competenza offrendo un comodo servizio al centro, ma Porcu manca l'appuntamento con la sfera. È ancora Cerceo a creare la superiorità, preferendo in questa occasione un'improbabile conclusione verso la porta da posizione defilata, ignorando il compagno di reparto. Al 28esimo il Pescara Colli perde una pedina fondamentale, con Pierfelice costretto ad abbandonare il rettangolo verde per una probabile distorsione al ginocchio. Da Prosacco continua ad attaccare con Tamburo, che riceve la sfera nella zona mediana, arriva fino al limite dell'area di rigore e lascia partire un ottimo destro respinto dall'estremo difensore di Pasquale. Colarossi cerca di emulare il fantasista locale, ma il suo destro pretenzioso rappresenta solamente una potenziale azione sciupata. Nella ripresa la Prosacco riesce a sfondare sulla destra, ma il traversone di Porcu viene calciato debolmente da Crasta, con Mastro Berardino che non riesce a ribadire in rete. È ancora Porcu a servire gli attaccanti arancio-nerazzurri, ma Valerio Mastro Berardino svirgola, regalando involontariamente il pallone a Cerceo in posizione di fuorigioco. Il neoentrato Pace non garantisce un supporto maggiore al reparto avanzato, con il suo destro lento e prevedibile controllato da Di Pasquale. Il Pescara Colli riesce finalmente a rendersi pericoloso con Morelli, che si libera abilmente della marcatura di Giacintucci e lascia partire un preciso diagonale che Di Giovanni Antonio devia lateralmente. Nel finale Pace avrebbe due opportunità per portare in avanti la sua squadra, ma la scarsa potenza delle sue conclusioni consente a Di Pasquale di salvaguardare il punteggio. Il primo posto è ormai irraggiungibile, la Prosacco ora rischia anche la promozione diretta. Matteo Di Pasquale, portiere del Pescara Colli, la scorsa settimana sei entrato di diritto, sei salito in cattedra con il pareggio 0-0 contro il Lancillotto, altro 0-0 del Pescara Colli questa settimana, davvero eravate arrivati contatissimi, addirittura si parlava di una rinuncia a partecipare a questa sfida, si era provata a spostarla in tutti i modi, poi purtroppo non è stato possibile, avete comunque onorato il campo, 0-0, grandi interventi da parte tua, restate comunque in corsa per i playoff, gran parte del merito va tributato a te. Ma a me no, cioè, se oggi siamo lì comunque merito tutta la squadra, io faccio il mio, poi c'è chi davanti come Morelli e Loris trascinano a suon di gol. Oggi sì, veramente contatissimi, però l'importante è aver preso un punto soffertissimo. Oggi dicevamo appunto 0-0, hai menzionato Morelli e Pierfelice, Loris Pierfelice, purtroppo Pierfelice ha avuto un problemino proprio a ridosso dell'intervallo, sai qualcosa di più oppure ancora presto? No, non lo so, perché a fine partita ancora l'ho visto, spero nulla di grave, abbiamo bisogno di lui come abbiamo bisogno di tutti i giocatori adesso per provare a puntare ai playoff. Ci crediamo, abbiamo ancora due partite e per noi saranno due finali. Tra l'altro l'obiettivo vostro è proprio entrare nella zona playoff, perché poi avete dei giocatori, come dicevi appunto, oltre a te, in porta Morelli e Pierfelice, giocando poi su partite secche, sicuramente voi davanti avete dei colpi per provare a far male. Sì, colpi per far male le abbiamo, dobbiamo cercare di sfruttare un po' più al meglio le occasioni che ci capitano, anche oggi una che ce n'è capitata, bravo Dario di Giovanni Antonio che è stato bravissimo su quella parata, e per il resto nulla, altre due partite, sfruttiamo al meglio le occasioni, proviamo a portare a casa 6 punti.
Cristian Porco, esterno offensivo della Prosacco, l'ultima intervista che ti è stata realizzata era dopo un perentorio 5-2 sull'Adriatica, volavate sulle ali dell'entusiasmo, era prima di Pasqua, passata la Pasqua avete mangiato l'uovo, state iniziando a tirar fuori le sorprese perché state rallentando in maniera importante, oggi uno 0-0 che possiamo dire che era una sconfitta. Sicuramente a 3 giornate dalla fine, oramai 2, oggi fare i 3 punti sarebbe stato fondamentale. D'altronde sono 3 anni consecutivi che ci giochiamo nelle ultime partite, o la qualificazione per i playoff o comunque la salvezza. Insomma, ci piace complicarci la vita, ma forse serve da stimolo per tirare fuori le ultime energie dalle prossime partite per ottenere i risultati che ci servono. 2 partite, dicevi bene, al termine del campionato regolare, poi ci sarà la fase playoff che ovviamente voi proverete a evitare con tutte le vostre forze. 2 partite rimaste, una trasferta contro la Giacomo Chiola che è un po' una mina vagante e poi dopo l'ultima giornata contro il Peschiera Sud, capolista, che quindi sarà una squadra che non regalerà nulla. La vedi complicata entrare tra i primi 3 posti oppure questa squadra ha le potenzialità per centrare questo obiettivo? Noi giochiamo per raggiungere la promozione matematica, ossia entrare nei primi 3 posti. Se dovremmo fare i playoff, questo sarà da vedere, diciamo, quando entreremo negli spogliatoi dopo la partita col Pescara Sud, che comunque sarà fondamentale. Nello Taccone, autore del gol del Crall Angelini, autore anche di una bella prestazione, però che cosa vi è mancato per il pareggio? Tempo. Penso che ci sia mancato qualche minuto, veramente, perché era un forcing eccezionale. Solo che loro hanno difeso abbastanza bene, una bella squadra, abbiamo trovato 2 bei gol. Purtroppo noi ultimamente ci siamo un po' male, giochiamo bene, ma purtroppo che dobbiamo fare? Andremo avanti, il prossimo campionato sarà diverso, speriamo. Qualche recriminazione giusto per il primo tempo? Siete partiti un po' contratti? Sì, molto, molto. Dobbiamo essere un pochettino più incisivi all'inizio, essere più vogliosi di portare il risultato a casa, anche perché insomma erano una squadra che diciamo che è alla portata nostra, insomma. Con Barzagli e Pineto davanti però si sentiva. Sì, devo dire che il secondo tempo, grazie al loro ingresso, abbiamo avuto una marcia in più. E ripeto, è stata una bellissima gara contro un'ottima compagine. Sono contento comunque che usciamo bagnati da questo campo. Grazie Nello. Grazie. Rocco Palumbo, presidente di un Peschiera Sud che guarda tutte le formazioni della cadetteria dall'alto in basso, un'altra vittoria importante questa settimana, trasferta a Chieti contro il Real Teate, doveva essere un turno per voi sfavorevole, invece siete riusciti, come si suol dire, a rigirare la frittata nel migliore dei modi, 3-0 perentorio in terra teatina, meglio di così non si poteva arrivare alla fine del campionato. Sì, diciamo che sì, è stata una partita comunque difficile, cioè il 3-0 magari fa pensare insomma a una passeggiata, ma comunque è stata una gara abbastanza combattuta quella di Chieti, quindi sicuramente abbiamo meritato, però comunque abbiamo sofferto, cioè, siamo insomma contenti del risultato, che siamo primi in classifica, quindi va bene, diciamo, per ora va bene. Durante il campionato, proprio inizio anno 2015, dove diciamo il Peschiera Sud stava risalendo un po' la classifica, ci siamo contattati e mi avevi detto che comunque non la vedevi proprio così semplice la risalita nella massima serie, dicevi che mancava un po' di cattiveria, adesso avete rimpinguato un po' l'organico, avete fatto gruppo, adesso la classifica parla da sola perché a 2 giornate dal termine non solo siete primi davanti a tutti a un punto dai Red Devils, ma soprattutto avete un rassicurante più 5 sul quarto posto che poi sarebbe il primo posto per i playoff, quindi è chiaro che adesso siete in ballo, quindi la vittoria del campionato diviene il primario obiettivo. Ma diciamo che la massima serie inizia a essere quasi matematica. Sì, diciamo che negli ultimi mesi niente, abbiamo fatto gruppo, ci siamo parlati, abbiamo deciso insomma di allenarci di più, di crederci ecco nel risultato finale, e quindi magari siamo stati un po' più decisi
per i primi posti, insomma, sì, all'inizio magari, ecco, mancava anche qualcosa, sono arrivati un paio di ragazzi bravi sia in difesa che in attacco, quindi abbiamo un po', diciamo, rinforzato la rosa e abbiamo fatto questo scatto, diciamo, finale, sì, a differenza dell'andata, insomma, del girone d'andata, ecco. Uno scatto che è stato compiuto però anche nel mondo over 40, perché tu sei presidente e anche giocatore nella categoria appunto over. State affrontando la Coppa Wisp, gara di andata nei quarti di finale, è arrivato un 3-1 contro la quotata Pizzeria Mia, che in pochi si sarebbero aspettati, quindi i ragazzi tra virgolette anche nel mondo over 40 stanno ben facendo anche quest'anno. Sì, perché come ti dicevo, diciamo, allargando un po' la rosa della Serie B, dove sono arrivati dei ragazzi che giocano in B, noi tra virgolette più anziani ci dedichiamo all'over, ecco, quindi facciamo due squadre abbastanza distinte e quindi anche lì sì, stiamo facendo bene, abbiamo fatto una bella partita contro Pizzeria Mia, sempre difficile perché 3-1 ma comunque sofferta, ma è stato un buon risultato per ora l'andata, sì, questo sì. Insomma, le credenziali per concludere nel migliore dei modi la stagione, ogni rito scaramantico è permesso, ci sono per ambedue i campionati? Sì, ci sono, no, siamo contenti, guarda, come ho sempre detto, insomma, cerchiamo sempre di fare il meglio, alla fine stiamo riuscendo, ecco, andiamo avanti così, non è, insomma, cerchiamo di fare il massimo fino alla fine, anche se non sarà facile, perché con ogni partita è una storia, insomma, non è semplice, quindi, però va bene, siamo contenti, ecco, della stagione sia over che Serie B, diciamo, sì. Campionato Teramano, partiamo con la lettura dei risultati di andata delle semifinali delle Final Four che assegneranno il titolo provinciale. Questi punteggi: Iguana FC cade clamorosamente 0-4 in casa contro uno scatenato Amatori Castelli, segno X a reti bianche. Invece nell'altra semifinale tra Iskra Teramo e NSC Chiarino si gioca anche la Coppa Wisp nel comitato di Teramo. Questi risultati: Polisportiva Gagarin San Pietro 0-1, New Team 2014 Barano 0-0, queste gare per il girone A. Per il girone B invece pareggio 2-2 tra Forcella e Alto Tordino, riposava l'Amatori Guardia Pomano. Classifiche ovviamente semplicissime: dopo la prima giornata nel girone A comanda il San Pietro a quota 3, Varano e New Team un punto, Gagarin chiude a quota 0, nel girone B invece un punto per Alto Tordino e Forcella, l'Amatori Guardia Pomano resta a quota 0 in quanto non ha giocato. Si è giocato invece ad Avezzano il recupero della 18ª giornata, questi risultati: Alfa Massa d'Alberi, Al Pizzoleta gara rinviata, data da destinarsi, Amatori Calcio Avezzano Cese 2-1, Cerchio Chiosco Torlonia 2-1, Metro Tagliacozzo 1-1, Sporting Club 2000 Fucenze 0-0, Vallelonga Ultra Fucenze 5-0, Villa San Sebastiano Amatori Angizia 0-2, riposava il Caput Castrorum. Questa è la classifica per dopo il recupero della 18ª giornata nel campionato di Avezzano. L'Amatori Calcio Avezzano ormai a pochi passi dal titolo provinciale, primo a quota 70, Fucenze 61, Amatori Angizia 56, Caput Castrorum 55, Sporting Club 2000 47, Cerchio 45, Chiosco Torlonia 44, Real Pizzoleta 35, Cese 30, Villa San Sebastiano 29, Alfa Massa d'Albe 22, Metro 21, Tagliacozzo 17, Vallelonga 6 punti, chiude l'Ultra Fucenze a quota 1. Andiamo ad ascoltare le interviste del segretario della Wisp Lega Calcio Teramo Vitaliano Casalena e le parole del dirigente e coorganizzatore del campionato Over 35 di Avezzano, Marco Fradiani. Sono stati entrambi sentiti ed ascoltati in occasione del consiglio regionale tenutosi in settimana. Vitaliano Casalena, segretario della Wisp Lega Calcio di Teramo, oggi c'è stato il congresso regionale, il consiglio del direttivo regionale. Parliamo però prima magari proprio del campionato specificatamente di Teramo. Avete concluso la fase a gironi, vi apprestate adesso alla diramazione del campionato con Final Four per il titolo provinciale e Coppa Wisp per le rimanenti. Sì. Teramo è conosciuta qui a Pescara con i vari articoli che vengono pubblicati su Wisp Magazine, però realmente molte squadre di Pescara si domandano quale possa essere il livello di Teramo. Guardando l'andamento di tutto l'anno, sorprese ogni settimana, adesso il problema è questo: o sono tutte allo stesso livello, oppure c'è davvero da divertirsi, perché io ho visto alcune squadre, specialmente guardando alcuni risultati e alcuni giocatori che segnano ogni settimana,
a Teramo il livello si è notevolmente alzato rispetto al passato. Penso proprio di sì, basta guardare la classifica e tutto si è deciso all'ultima giornata, e sia per i playoff sia per le posizioni per la Coppa Wisp. L'Iguana è entrata nei playoff all'ultima giornata, il Forcella rischiava di entrare nei playoff all'ultima giornata, quindi è stato veramente un campionato di livello superiore tra virgolette nei confronti degli anni passati. E tranne diciamo una nuova iscritta, il Varano, che comunque è consapevole del fatto, visto anche l'età dei giocatori, ma comunque grande chapeau a loro per la correttezza, soprattutto che hanno, con la quale hanno giocato tutte le partite, e il Guardia Vomano, che era una nostra vecchia squadra, che è una nostra vecchia squadra, conosciamo tutti la forza del Guardia Vomano, però nelle prime 9 partite credo che abbia racimolato o un punto o 0 punti. Altrimenti sarebbe stato un campionato all'insegna proprio della come si può dire, dell'incertezza fino all'ultimo, come c'è stato davvero. Il Chiarino ha concluso in vetta la fase a gironi, tallonato dal Castelli, due realtà che comunque quest'anno sono state decisamente importanti. Sì. A Teramo ci sono 11 squadre per questo campionato senior, possiamo dire, perché comunque non ci sono limitazioni per quanto riguarda l'over 35, l'over 40 che c'è anche a Pescara. È un campionato, come abbiamo detto, avvincente, dove ci sono però delle realtà importanti, perché come è successo anche con l'intervista di qualche settimana fa con Tancredi, c'è l'Iskra Teramo, c'è la Polisportiva Gagarin, lo stesso Amatori Guardia Vomano, senza nulla togliere ovviamente le altre formazioni, no, hanno un seguito che a Pescara davvero queste cose è molto difficile. Sì, infatti io ho visto, sono andato a vedere la partita, il derby, Iskra Gagarin, e c'erano oltre 200 persone, ma hanno fatto un rumore diciamo da stadio olimpico, da stadio di San Siro, nei miglior derby di Inter Milan o di Lazio Roma. Sono due realtà veramente che ci onorano e ci gratificano, perché sono dei ragazzi splendidi che comunque alla fine al triplice fischio, come diceva il buon Boscov, quando finisce il calcio con i tre fischi e si abbracciano eccetera. L'agonismo è giusto che ci sia come in tutti gli sport, però correttezza, tranne, ripeto, quest'anno diciamo il Guardia Vomano, che ha superato abbondantemente i punti della Coppa Disciplina, ma in un'unica partita credo che abbia racimolato oltre 20-25 punti, perché poi le cose si sono un po' innescate in un certo modo. Ma altrimenti è un campionato corretto, senza lamentele, arbitri a livello, diciamo al giusto livello, poi le sfumature sono dappertutto, quindi, però comunque un campionato di alto livello che ci gratifica e che soprattutto gratifica le squadre e vanno il nostro riconoscimento, va il nostro riconoscimento per il comportamento e per la lealtà con cui hanno giocato tutte le partite. Cioè non si può parlare Chiarino Gagarin nell'ultima partita, che per il Chiarino era indifferente vincere o perdere, è terminata 2-1 per il Gagarin, ma dal tabellino delle reti una partita tirata. Come Castelli San Pietro, il derby all'ultima giornata, un 4-3 tiratissimo. Ultimissima considerazione, abbiamo inaugurato questa chiacchierata informale parlando del regionale che vedrà ovviamente impegnate anche le formazioni di Teramo. Sì. Può questa essere una vetrina, un trampolino, viste anche considerate le realtà che abbiamo appena menzionato, per migliorare la prossima stagione sotto il profilo organizzativo, di iscrizioni e continuare ad aumentare questa visibilità di cui gode Teramo? Credo proprio di sì. Nel direttivo che abbiamo, di cui tu prima hai accennato all'apertura di questa intervista, abbiamo discusso per cercare dove si potessero fare le finali sia regionali sia per il titolo di campione regionale che della Coppa Abruzzo. Beh, Teramo si è candidata ufficialmente per ospitare almeno una finale, perché comunque, ripeto, è un giusto riconoscimento per i giocatori di tutte le squadre, di tutte e 11 le squadre, ma soprattutto potrebbe essere un trampolino di lancio per fare questo salto che comunque ci serve, penso immodestamente ce lo meritiamo anche.
Marco Fradiani, organizzatore del campionato di Avezzano, assieme a Giuseppe Alonzi, nominiamolo ovviamente sempre, restio alla telecamera, ma comunque la presenza sua è importante, così come la tua. Per voi parliamo, oggi siamo qui per il Consiglio regionale, per pianificare appunto la fase che segue quella provinciale dei tre campionati di Pescara, Teramo e Avezzano. Parliamo però prima proprio di questo, del campionato appunto da te organizzato. Siete ormai vicini alla chiusura del campionato provinciale. L'Amatori Calcio Avezzano, da partita visionata personalmente, il valore ha confermato il suo valore durante tutto il resto del campionato. Il campionato lo può perdere solo la formazione bianco-verde. Dicevamo appunto, per quanto riguarda invece la fase regionale, l'Amatori Calcio Avezzano sembra avere le carte in regola per competere anche con le formazioni di Pescara e Teramo. Sembra di sì, diciamo che siamo arrivati quasi al fine percorso, rimangono 3 giornate più un recupero che faremo sabato 25 aprile. I giochi sembrano quasi fatti, diciamo, da almeno per quanto riguarda la vetta, almeno che, come hai già anticipato tu, gli Amatori Avezzano dell'amico Maurizio Patanè e Gianni Lilli non impazziscono dall'oggi al domani. Invece c'è una lotta aperta per quanto riguarda l'ultimo posto della Coppa Abruzzo, dove vedono 3 squadre ancora in lizza, diciamo lo Sporting, il Chiosco, e dietro c'è anche il Cerchio, che secondo me ancora può rientrare nel quinto posto. Abbiamo, diciamo sì, fatto questa riunione oggi per definire quello che sarà, diciamo, il proseguio della fase regionale. C'era già stata anticipata con una circolare numero 1 del Comitato regionale e abbiamo definito e perfezionato alcuni punti. Nulla di diverso da quello che avevamo già intuito. Ci fa piacere che c'è questo Comitato regionale di Pescara, ci ha dato modo di sviluppare, entrare a far parte della famiglia e faremo in modo di rimanerci con i dovuti modi e condizioni. Parlavamo appunto di questa fase regionale. Abbiamo sentito il segretario di Teramo, Italiano Casalena, che ha candidato ufficialmente Teramo per ospitare una finale. Avezzano si candida anch'essa per essere teatro di una possibile finale o Coppa Abruzzo finale regionale, oppure per quest'anno è meglio di no? Guarda, saremo ben lieti e felici di ospitarla questa finale. Metteremo a disposizione tutte le nostre forze e le nostre possibilità affinché la cosa riesca bene. Poi, se il comitato, ecco, ci appoggia anche, diciamo, questa candidatura, saremo ancora più contenti. Abbiamo la fortuna di avere a disposizione delle strutture valide, con dei buoni campi, soprattutto in erba vera, e dotati di, diciamo, ripeto, sia di tribune, stadi veri, che possiamo mettere a disposizione, ecco, della finale. Strutture importanti che vi hanno permesso al vostro primo anno di raccogliere 15 squadre, infatti il vostro campionato è formato da un numero decisamente importante. Il vostro quest'anno era un campionato over 35, si inizia però magari già a pensare addirittura a una diramazione, o meglio un campionato over e un campionato senior, quindi dai 16 anni in su anche per la prossima stagione, oppure è soltanto un progetto, un'ambizione logica per chi organizza ma ancora in là da divenire? Guarda, questa cosa l'avevamo già pensata. Già in passato Natale ci siamo seduti a tavolino con Giuseppe e pensavamo a questa cosa. C'è tutta la nostra intenzione a cominciare questo campionato senior. Va strutturato in un certo modo, studiare più che altro come reagisce il territorio con la propaganda, con la pubblicità, consultando, ecco, le squadre che casomai conosciamo, se hanno loro voglia e intenzione di entrare anche nella famiglia WISP, e così far partire anche noi questo, diciamo, parallelo campionato senior, che è sicuramente un qualcosa in più, un valore aggiunto che può dare alla, diciamo, alla nostra Lega Calcio di Avezzano.
Questa settimana a Pescara c'è stato anche ovviamente il Mondo Over 40, queste le semifinali di andata delle Final Eight che assegneranno il titolo provinciale. CTV cade 1-2 contro la Vanity Caffè, determinanti le reti di Panico e di Pallini, poi ha accorciato Ferrante ma la sconfitta resta. Invece pareggio a reti bianche, quello a San Buceto tra Pescara 2000 e Real Pescara. Nonostante tutto sia ancora in equilibrio e i giochi ovviamente sono ancora aperti, il patron di CTV, Sandro Spinozzi, non sembra essere dello stesso parere ed annuncia una potenziale rivoluzione in questa intervista. Sandro Spinozzi, presidente di CTV, formazione che per 3 anni ha vinto il titolo Over 40, avete realizzato una striscia positiva entusiasmante nella fase a gironi, 14 vittorie consecutive, è arrivata poi la sconfitta nella semifinale di andata, nulla è perduto, però magari se si riusciva a evitare questa sconfitta forse era meglio. Beh, sicuramente le sconfitte bruciano sempre, e come mi ha detto il factotum Fabrizio, abbiamo incontrato un'ottima squadra che ci ha messo in enorme difficoltà, ma sicuramente c'è qualcosa da correggere sia a livello di uomini in campo che di chi li mette in campo, e proprio per questo appunto c'è stata una riunione straordinaria della società e abbiamo deciso di sollevare dall'incarico il mister Ronci, il mister Palestino, che appunto cioè, hanno creato un po' di amarezza all'interno spogliatoio, e quindi la società ha deciso questo, e lo sto dicendo in esclusiva e in anteprima qui in questa sede. Quindi insomma il cambio del mister sicuramente responsabilizzerà tutti i giocatori, quindi se si perde non si darà più la colpa al mister ma la colpa sarà dei giocatori. Beh, sicuramente si responsabilizza di più i giocatori, però ormai la frittata è fatta, la sconfitta c'è, è dura recuperare perché giochiamo con una squadra importante, però vedremo di dare la scossa giusta allo spogliatoio. A inizio anno hai un po' dato gli auguri a tutto il mondo Wisp con quell'intervista che abbiamo realizzato, una frase che è rimasta ormai indelebile: per il poker sarò presente. Tu per tanti anni hai calcato il palcoscenico Wisp, laureandoti anche capocannoniere in diversi campionati, hai alzato diverse coppe in questo palcoscenico, ultimamente ti vediamo un po' meno, sei presente sempre col cuore e con la mente, un po' meno però fisicamente, hai promesso che per il poker ci sarà, quindi adesso è anche cambiato l'allenatore, la finale deve essere raggiunta per forza. Vedremo di fare, sto facendo appunto il possibile per raggiungere la finale. Sandro Spinozzi, patron di CTV, a inizio settimana abbiamo realizzato un'intervista per parlare un po' purtroppo di questa sconfitta registrata contro la Vanity Caffè. Si era parlato di cambio della guida tecnica. Vogliamo però ben chiarire che si trattava di semplice goliardia e non dunque di una notizia? Ma sì, sicuramente, era semplicemente proprio per sdrammatizzare la sconfitta e cercare di far ridere un po' lo spogliatoio, che in molti hanno capito e si sono messi a ridere, qualcuno magari un po' meno, però appunto proprio nella stessa sede in cui ho fatto quell'intervista volevo appunto smentire il tutto, perché l'amico Donato e sia lui che l'amico Palestino sono ben salti sulla panchina e vedrete che ci porteranno la vittoria del quarto titolo consecutivo. Adesso però bisogna fare due specifiche, perché da un lato posso dire che mi fa piacere che sono bastate un paio d'ore di pubblicazione di questa intervista che si è alzato subito questo polverone, dall'altra però adesso confermati sulla panchina, ma se adesso si perde la semifinale di ritorno che succede? Appunto, no, ma non succede niente perché il gruppo è formato da amici. Ma sto scherzando, ovviamente, stiamo parlando sempre di calcio amatoriale. Sì, esattamente, proprio perché amatoriale ci possiamo permettere di fare queste diciamo interviste goliardiche che poi possiamo dire tranquillamente, tu lo puoi confermare, abbiamo inscenato in 2 minuti all'interno della sede, in un attimo, senza preparazione, niente, tant'è che si vede pure che mi viene da ridere e ti può confermare che l'abbiamo dovuto rifare più di una volta, quindi vabbè, niente, comunque appunto saranno ben salti sulla panchina e ci porteranno loro al trionfo perché lo meritano e insomma sono ben presi in considerazione come mister. A questo punto allora in bocca al lupo per la sfida di lunedì sera. Crepi il lupo, saremo tutti quanti presenti.
Non solo Final 8, ma a Pescara nel mondo over 40 si è giocata anche la Coppa Wisp, quarti di finale di andata. Questi risultati: Real Teate cade clamorosamente 0-4 in casa contro la Lulibea Caffè, Pescara Sud 3-1 sulla Pizzeria Mia, Atletico Conad Castellammare 2-2, il Bar Vima vince 1-0 contro la Prosacco, determinante un'autorete di Carlos Orghe Monti. Detto questo è tutto per questa settimana, ovviamente vi consigliamo di restare aggiornati sul mondo Wisp sul nostro sito Wisp Magazine. Ci congediamo non con la rubrica di gol settimanale, in quanto l'unico servizio di giornata si è concluso con il punteggio di 0-0, ma ci salutiamo con il servizio dedicato al Village of Fire Day che si è tenuto proprio questa settimana, davvero un revival del mondo Wisp, un pezzo di storia del calcio amatoriale a livello abruzzese. Ci congediamo dunque con questo servizio e con queste belle immagini, anche con le interviste a Di Giorgio, arbitro attualmente e ex giocatore del Village of Fire, e con il patron Enrico Colasante. Grazie a tutti, arrivederci al prossimo appuntamento. Domenica 26 aprile presso il centro sportivo Il Parco, sito in via Raiale, è andato in scena il primo Village of Fire Day per festeggiare una compagine storica del mondo Wisp che tanti trofei ha messo in bacheca e che tante belle pagine ha scritto negli annali del calcio amatoriale abruzzese. Un giro di telefonate per rintracciare più persone possibili, non sono mancate le polemiche malcelate quando l'evento è stato pubblicizzato su wispmagazine.it domenica mattina e molti mancavano all'appello in un ipotetico elenco in cui appuntare i numeri di telefono dei partecipanti, con gli organizzatori che tuttavia promettono di perfezionare la macchina allestita in vista della prossima stagione. Facce arcinote per una partita amichevole che successivamente è continuata a tavola. Tra chi gioca, chi ha smesso e chi ha cambiato vita sportiva c'erano tanti, non tutti come detto, ma soprattutto erano presenti due fischietti che attualmente dirigono nel mondo Wisp. Potenza ha diretto con il fischietto in bocca, Di Giorgio ha invece giocato. Ascoltiamo le sue impressioni. Giovanni Di Giorgio, arbitro Wisp, oggi sei tornato un po' al passato, difensore del Village, oggi la festa di questa formazione storica. Stai tornando a ricalcare il campo, che sensazioni si provano a rivestire magliette e calzoncini e correre dal pallone? No, innanzitutto c'è sempre un po' di commozione dopo aver trascorso gli anni più belli calcisticamente, anche della giovinezza, insieme a un gruppo di amici con cui abbiamo condiviso per circa 20 anni sia l'avventura sportiva che l'avventura di amicizia che ci ha accomunato. È una bella manifestazione. Devo ringraziare chi come me e altri si sono messi, diciamo, in movimento per realizzare il tutto, insomma. Tra l'altro abbiamo visto 0-0 il primo tempo, c'è ovviamente il tipico andamento lento, domenica mattina fa anche caldo, però devo dire che la grinta, cioè, ci sono stati anche dei falli piuttosto duri, quindi insomma, partita di amicizia, ci vogliamo tutti bene, però alla fine chi perde magari poi dopo a pranzo verrà preso in giro, quindi meglio non prendere gol. Questo sicuramente è lo spirito che comunque rivive sempre in tutti noi, in tutti i calciatori. La grida c'è sempre, gli anni sono passati, la condizione fisica approssimativa, quindi ci difendiamo come possiamo. Dicevamo che la macchina organizzativa verrà migliorata in vista della stagione futura, ma il patrone Enrico Colasante non fa mistero circa l'idea di riallestire un Village che si ispira al passato per continuare a scrivere pagine importanti nell'immediato futuro. Enrico Colasante, patron del Village of Fire, oggi una giornata speciale per questa formazione, come detto anche con Giovanni Di Giorgio, storica del mondo Wisp. Vi siete ritrovati domenica mattina, tra l'altro, al cementificio, campo anche questo che ha fatto la storia della Wisp Lega Calcio a Pescara. È stata una giornata, o meglio è tuttora che stanno ancora giocando, una giornata di sport a tutto tondo da prendere ad esempio, poi dopo continuerete a tavola, quindi diciamo questi sono i messaggi belli per il calcio che piace a noi. Sì, abbiamo voluto riorganizzare questa manifestazione qui al Campo Milesi in quanto è stato un po' il nostro campo storico del campionato in eccellenza. È stata una cosa bella, abbiamo organizzato questa manifestazione appunto per onorare tutti gli anni che abbiamo militato nel campionato Wisp. Per quanto riguarda poi se continuiamo o meno, visto l'età avanzata dei ragazzi, penso che ci dobbiamo un po' scordare dell'eccellenza. Possiamo solo pensare a fare un campionato over 40.
Quindi un pensiero c'è di magari riuscire a riallestire una formazione per il campionato over? Sì, qualcosa balena nella mente, però deve essere ancora tutto concretizzato, ecco. Prima dell'inizio nel cerchio di centrocampo c'è stata la cerimonia delle magliette storiche del Village, le tante divise che vi hanno accompagnato nel corso della vostra storia, che comunque sportivamente parlando vi ha regalato anche tante soddisfazioni. All'ingresso abbiamo anche visto che c'è la mitica giacca per quel completo che avete sfoggiato in occasione delle partite importanti. Anche questa è una perla, una chicca che in pochi possono vantare. Sì, sicuramente. Per quanto riguarda la divisa storica con la quale ci siamo presentati poi alla televisione, a Telemare, diciamo che è un punto di riferimento, in quanto avevamo vinto il campionato d'eccellenza, siamo stati invitati da questa TV Telemare privata, qui è stato un punto di riferimento bello, quindi abbiamo voluto un po' ricollocarci un po' con quel particolare. Per quanto riguarda invece poi il continuo della manifestazione, poi ci fermeremo qui a mangiare qualcosa per finire un po' questa bella giornata nel miglior modo possibile, ecco. È stata dunque una bella festa, questa è la cosa importante, ora non resta che attendere gli sviluppi futuri, vedremo se l'estate e la conseguenza astinenza forzata dal calcio giocato porteranno consiglio al patrone Enrico Colasante.